sento da troppi giorni oramai, un po' ovunque, non soltanto sui media locali ma anche su quelli nazionali, del caro prezzi nel Salento. Io credo che sia questo un attacco vero e proprio, un atteggiamento denigratorio che noi dobbiamo assolutamente contrastare, ma non basta contrastarlo con le parole, perché lo diciamo da tempo. Io ritorno sull'argomento ogni anno e ogni anno tiro fuori lo slogan popolare, i detti popolari che sono poi, come dire, quelli che sono più efficaci e sono perfetti, calzano a pennello per indicare questa questione. Da noi nel Salento si dice come spendi mangi, quindi puoi scegliere tu, dipende dalle tue tasche, dalle tue risorse, che tipo di vacanza fare. Io oggi ti voglio fare un esempio chiaro, voglio farti, parlo a te, turista che viene nel Salento, vedere le cose come stanno. Questa è una frisa di grano nero, buonissima, eccezionale. Questa frisa, pomodoro, capperi e olive, costa 3,50 euro. Quindi quest'idea che ci siano prezzi alti è solo esclusivamente un attacco chiaro, preciso alle potenzialità turistiche del nostro Salento. Rassegnatevi, lo dico a tutti quelli che denigrano la nostra terra, giù le mani dal Salento. Il Salento è bellissimo, è la località rinomata per il turismo, bellissimo Castro, qui siamo in un lido, diciamo, tra i più famosi, storici, più belli, con il mare cristallino alle spalle, ma vi farò vedere adesso tutti i prezzi dettagliati esposti lì nei listini. Possiamo così verificare i prezzi. Qui abbiamo lo spritz, 5 euro. Qui abbiamo il caffè, 1 euro, caffè macchiato, 1 euro, il cappuccino, 2 euro, caffè in ghiaccio con latte di mandorla all'Arecese o alla Salentina, scegliete voi, 2 euro, crema al caffè piccola, 2,50 euro, e così via. Bicchiere d'acqua, l'acqua da mezzo litro, 1 euro. Passiamo alle frise, le famose frise che sono, come sempre, ogni anno l'oggetto della discordia. 2,50 euro quella semplice, 3,50 euro pomodoro, cappero, olive, poi c'è 4, massimo 5 euro con la mozzarella e il tonno, poi panini 2,50 euro, porzioni della frutta fresca 3 euro, e così via. Poi ci sono le insalate, eccole qui, ombrellone 2 lettini, 21 euro al giorno, ombrellone e 2 sedie a sdraio, 17 euro al giorno qui in questo paradiso. Acqua cristallina. Poi, se non si vuole spendere 21 euro per l'ombrellone e 2 lettini o 17 per le 2 sdraio, c'è sempre la scogliera libera dove non si spende un centesimo. Questo vale anche per le spiagge libere rispetto agli stabilimenti balneari sulle spiagge. E uno guarda il listino e sceglie. Se vuoi prenderti una frisa da 16 euro, una frisa gourmet, come si suol dire, con i gamberetti, con la stracciatella, con il polipo e così via, è chiaro che la paghi di più. Poi se vai a sceglierti un lido che ha alcune caratteristiche particolari, è normale che qualche cosa di più la spendi. Però proprio dobbiamo smetterla, sfatiamo quest'idea che nel Salento i prezzi sono alti. Non è così, i prezzi sono alla portata di tutti, ognuno può scegliersi la vacanza che più gli aggrada e può spendere quello che ritiene giusto fare, ok? Buona giornata a tutti e viva il Salento, non vi fate prendere in giro.